Ed eccoci qui, non ci posso credere, ma finalmente sono di nuovo su Luigi's Mansion. Allora, abbiamo catturato 14 bu su 50. Mi avete lasciato un sacco di messaggi, un sacco di commenti e cercherò di seguirli. Torniamo immediatamente al palazzo. Mi avete consigliato, per quanto riguarda quella famosa pianta che ho trovato nel giardino, di annaffiarla. Annaffiarla spesso più che posso, perché altrimenti se la trascuro si secca e non sarà più possibile annaffiarla. Staremo a vedere, ragazzi. Vediamo che succede. Intanto siamo di nuovo nella casa. E fatemi fare il punto della situazione. Abbiamo trovato il cappello di Mario. Ok. Questo è il Game Boy Horror. E abbiamo una chiave che ci porta. No, che ci porta quassù. Chiave trovata nel precedente gameplay. Anche se tuttavia c'è ancora il fantasmone cicciottone da acchiappare. E poi vorrei tornare ad annaffiare quella pianta. Quindi stiamo a vedere. Intanto rientriamo. Qui questa zona è ancora da esplorare. Fatemi solo regolare un pochino il volume del gioco, che in teoria così dovrebbe andare benino. E vai, cuore, tanto comunque l'energia l'abbiamo al massimo. Ah, ma no, comunque qui ormai le luci le abbiamo accese, quindi questa stanza ormai, questa stanza, questa ala della villa per il momento è tranquilla. Però, scusate. Ah, c'è ancora. Mi sembrava strano perché comunque, non lo avevo catturato. Salve, signore. Lei continui pure a mangiare, io intanto do un'occhiatina. Opla, grande. Mi avete detto che ci sono altre case di topo da esaminare, altre cose da trovare, altri tesori. Quindi cercherò comunque di tenere gli occhi più aperti che posso. Ah, scusi. Attenzione alle banane. Ok. Primo taglio fatto, primo starnuto andato. Torniamo un attimo in giardino, ma prima voglio continuare a guardarmi intorno. Attenzione che questo rischiamo di darcelo in faccia. Soprattutto prendiamo, ecco qua, il fantasmino con l'acqua. Vediamo un po'. Oh! Continuiamo ad annaffiarlo. Ma che meraviglia! È bellissimo, ragazzi. Tuttavia, non dice nulla. Posso aspirarlo? O ancora è troppo presto? Sembra che sia ancora troppo presto. Poi mi avete detto che in uno dei giardini c'è una grondaia. Forse questa? Ah, forse oltre, magari dobbiamo tornare lì dentro. Toccando uno dei tubi della grondaia dovremmo ottenere un rubino. Forse tornando qui dentro? Proviamo un po'. Anche questa zona ormai dovrebbe essere libera, il tubo dovrebbe essere questo. Ragazzi, io non so come fare per dirvi quanto vi sono grato. D'accordo. Per ora penso che le cose importanti le abbiamo fatte. Poi vi ripeto, non è mia intenzione completare il gioco al 100%. Io voglio solo godermelo. Poi, chiaramente, più cose troviamo e meglio è. Però, queste piccole chicche mi mancavano. D'accordo. Direi che possiamo rientrare e cominciamo a cercare di acchiappare il fantasmone cicciottone. Aspiriamo di nuovo le bucce di banana, così evitiamo di scivolarci sopra. Ok, altre banane, eccole.
Quindi, per rompergli le scatole, intanto dovremmo, non ricordo se spegnere o accendere tutte le candele. Mi sa che le dobbiamo accendere tutte. Ok, allora prendiamo lo spiritello infuocato e accendiamole. Ecco qua. Quindi adesso dovremmo rubargli da mangiare. No? Sì. Eh sì, vedete, se noi lo disturbiamo vengono gli altri fantasmini a portargli da mangiare. Ma se io quindi li aspiro tutti? Dove è andato? Aspettate. Ma non voglio farlo scappare, aspettate. Ne arriva qualcun altro? Ma porca miseria. Aspetta. Aspirato. Eh sì, anche perché altrimenti loro continueranno a portargli da mangiare. No. Ah, direi che si è abbastanza indispettito. Come facevo a rompergli le scatole e a catturarlo? Aio. Ci ha colpito. Ah. Forse riaccendendo le candele? Decisamente no. Sparandogli l'acqua, forse? Posso aspirare le sue palle di fuoco? No. Ok, non ricordo assolutamente com'era. Ah. Ok, basta aspettare che si stanchi. No, non sono riuscito a catturarlo al primo colpo. Peccato. Vabbè, pazienza. Aspettiamo che si stanchi. Eccolo. Forza. Fatto. E c'è anche un buco, aspettate, aspiriamo le perle. Dov'è il buco? Come al solito ci prende in giro. Ma è sempre nascosto qui. Eccolo, buo audace, vieni qui. Vieni qui. Dai che l'abbiamo preso. Bravo, ne hai preso un altro. Vai alla grande, Luigi. Va bene, va bene. E stiamo a 15 fantasmi. Stai attento, Luigi. E intanto abbiamo trovato un altro bauletto che ci dà tanti soldi. Cerchiamo di prendere... Ecco qua. Questo è ottimo. Intanto cerchiamo di continuare a recuperare più soldi possibili. Credo di aver preso tutto. Benone. Quindi anche qui abbiamo fatto. Ok, ok. Quindi adesso abbiamo la chiave. No. Per andare in quella stanza lì in alto. D'accordo. Allora andiamo a vedere. Mario! Mario! Ormai qui è tutto vuoto. Anche se io ci provo comunque perché un po' di energia non guasta. Eccola qui. Ora finalmente possiamo aprirla. Aperta. E non ricordo assolutamente cosa c'era qui dietro.
Area nuova. Io ancora non sto proprio al mio massimo, ma comunque sto un pochino meglio. Cercherò di cominciare a registrare con più frequenza possibile. Ok, siamo di nuovo all'aperto. Nel cortile. Oh! E tutti questi fantasmini piccolini? Intanto prendiamo un panno. Oh mamma, quanti sono! Questo posso esaminarlo? Strano. Oh! E che cavolo! Ok, qui aspiriamo semplicemente i fantasmini. Ma nessuno ha mai detto a questi fantasmi di non sprecare l'acqua. Ok, si comincia già a sentire. Siamo vicini a dove è tenuto rinchiuso Mario. Perché se fate attenzione, magari alzerò un po' il volume in fase di montaggio, ma qui sotto si sente Mario urlare. Vediamo. Oh! Ah, volevo prenderlo. Allora, sebbene io non abbia mai capito effettivamente cosa dica, mi sembra che Mario stia urlando: "Ehi Luigi, fa qualcosa". Fa qualcosa, ma non sono sicuro. Intanto, questo lo aspiriamo. Scendiamo nel pozzo. Forse da qui si sente anche meglio. Non sono sicuro. Sicuramente sta dicendo qualcos'altro. Comunque, siamo in fondo al pozzo. Posso esaminare? Chissà quanti anni ha. No, nient'altro. Ok, entriamo qui. Fammi uscire di qui! Mario è qui. Non l'ho preso. Penso sia una delle poche volte in cui si legge Mario dire qualcosa, che Mario di solito è muto. Ok, abbiamo sbloccato anche questa stanza e c'è una chiave. Che sblocca. Ah, il pian terreno, ok. Dove siamo noi? Mario è qui sotto, tenuto in ostaggio da Rebu. Povero Mario. Ci vorrà un po' per arrivare qui. D'accordo, per adesso c'è poco che possiamo fare, quindi tanto vale risalire. Vediamo anche lui. Mamma mia, quanti fantasmi. Ragazzi, se qualcuno sa esattamente cosa sta dicendo Mario, me lo scrivo ovviamente. Io da quel poco che ho capito, ho interpretato, Luigi fa qualcosa. Ehi, abbiamo trovato. Hai trovato la lettera di Mario. Chissà che c'è scritto. Intanto aspiriamo anche lui. Dovremmo portare anche questa. E quanta folla! Forza! Ok, e intanto abbiamo risolto anche questa. Apriamolo. E vai! Ehi, Luigi!
Sembra anche che dica quanta foga, ma ovviamente non è così. Fa qualcosa, penso. Comunque, altri soldi che abbiamo trovato. Io adesso, finito di esaminare... Oh, grande, altri soldi. Vai, qui. Qualche altro soldo di carta? Sì, ecco qua. Prima di proseguire vorrei tornare un attimo dalla veggente per portarle questa lettera. Anche più che altro per avere una mezza idea di cosa ci sia scritto. Però aspetta. Ecco Todd. L'hai visto anche tu, vero? Come hanno osato fare ciò a Mario? Quando l'ho visto così ho preso paura e ho cercato un posto in tutto il palazzo dove rifugiarmi. Mentre correvo però ho visto per caso che Mario ha perso in giro alcune delle sue cose. Il cappello, un guanto, una sciarpa, una lettera e una stella. In tutto ho visto 5 cose. Andrei a prendertele se mi ricordassi dove sono. Sì, probabilmente avrei dovuto raccoglierle subito. Lascia fare a me. Davvero? Troverai tutte le cose di Mario per me? Magnifico! Grazie mille, Luigi. E intanto salviamo. Ok, direi che intanto possiamo tornare dalla veggente. Tanto per ora qui dovremmo aver fatto tutto. Mario! Aspetta un po'. Dentro questi vasi? No, ok. Pensavo potessero contenere qualcosa. Ehi, Luigi! Ok, altro cuore, non ci interessa. Andiamo quindi dalla veggente. Mario! Inutile chiamarlo perché tanto ormai sappiamo dov'è, però. Dunque, la veggente era qui, vero? Yes! Signora? È il destino che sceglie le nostre strade. Bene. Sì? Ok. Signora? Ah. Cos'è quella cosa che hai con te? Mostrala senza indugio a Madame Claravista. Che cos'è? Ma questa è una lettera di Mario. Dammela, la leggerò all'istante. Tranquillo, sono una letteromante professionista autorizzata. Cosa? Vediamo. Cerca i bu, Luigi. Tutto qui. Non è certo un romanziere il tuo Mario. Devi averla scritta in tutta fretta. Oh, arrivano. Arrivano gli spiriti. Venite, spiriti della forza. Venite, spiriti della veggenza. Mostratemi cose orripilanti che accadranno stanotte. Sfera di cristallo, simbolo del mio casato. Usa i tuoi poteri oscuri per mostrarci almeno qualcosa. Volevo dire tutto. Mostraci tutto quello che puoi. Mostraci questo Mario. Ma l'ho appena visto. Arriva la luce degli spiriti. Mostraci quel che cerchiamo. Oh, Mario è imprigionato. Ma dove? Dove lo tengono? Sì, un quadro. Mario è stato intrappolato dentro un quadro. La mia sfera mostra uno strano altare. Avanti, stupida sfera. Sì, sopra è appeso il tuo Mario, in un quadro. Azza, non riesco a concentrarmi, gli spiriti mi abbandonano. Se vuoi sapere di più sul tuo Mario, porta altre delle sue cose perdute. Ok. Beh, ci eravamo arrivati che Mario stesse dentro un quadro, ma vabbè. Mario! Va bene, allora per adesso proseguiamo e abbiamo ancora... giusto il tempo di vedere cosa c'è nella stanza successiva. Anche perché tanto noi qui... ecco, l'unica stanza a cui possiamo accedere per adesso è quella di cui abbiamo trovato la chiave, quindi torniamo lì sopra. Qui intanto si continuano a sentire le urla di Mario.
Posso esaminare ulteriormente? Non sarebbe bello se potessi allevare qui dei piccioni viaggiatori? Ehi, Luigi! Aio, porca miseria, non era così che volevo. Modi stupidi di perdere soldi. Beh, comunque abbiamo la chiave. Quindi possiamo entrare. Nico. Zona nuova. E anche qui... Ah già, questa è una palestra. Eccolo, ah, vedi che tipo. Un fantasma che si allena con il bodybuilding. Ok, intanto vediamo cosa possiamo trovare qui. Posso aspirare? Sì, un lingotto. Vieni qui. Meraviglia. Bene. Questa villa comunque è strapiena di soldi. Ah, giustamente. Ok, esaminiamolo. Eccolo. Ammazza quanto è grosso. Ma tu guarda sto ranocchio. Io sono un gigante. Potrei usarti come sacco per il pugilato. Diamo un'ultima occhiata. Nulla. Oh. E porca... Mannaggia la miseria, ragazzi, stava qui. Perché non riesco a beccarli? Non è che si è nascosto. Temo che sia proprio definitivamente scappato. Sono veloci. Come cavolo faccio? Dunque, forse questo dopo un po' si stanca? Fatemi un po' vedere. Ecco, tipo adesso? No. Forse devo rompergli le scatole con il sacco? Sì! No, credo di averlo solo fatto arrabbiare. Oh! Tieni! Aio! No, non è così! Aiuto! Va bene? Maledizione. Aspettate. Sto perdendo seriamente colpi. Tieni. Adesso sì. Sempre dalla parte opposta, eh? Ma non è facile. Intanto recuperiamo tutte le perle. Preso tutto? Per ora sì. Vai, insistiamo. Dai che manca pochissimo. Oppla. Preso. Recuperiamo le perle, poi prendiamo i bu. Dov'è il bu? Qui? Mio... Maledizione della bomba. Eccolo, qui. Sì. Buregard. Vieni qui. Vieni qui. Preso. Forza. Mannaggia la miseria. Dunque sta nella stanza. Dovrebbe essere la stanza di musica. Potremmo provare a rincorrerlo. Intanto... Dai, altri soldi, gemme. Cerchiamo di aspirare più roba possibile, intanto. Preso tutto? Ok, proviamo a rincorrere il bu. Dovrebbe stare nella stanza di musica. È andato tutto a sinistra e qui a sinistra c'era la stanza di musica. Quindi, qui. Se ho fatto bene i conti.
Esatto, è proprio qui dentro. Maledetto bu. E intanto abbiamo trovato anche altri soldi. Che male non è. Ah, ci sono riuscito. Si è spostato. Vieni fuori, maledetto. Dai, di nuovo qui. Eccolo. Smetti di guardarmi. Vieni qui. Non scappare di nuovo. E vai. Oh, che faticata. Hai visto che quel buo alla fine si è arreso, Luigi? Ora sanno chi sei e ti temono. Va bene. Ne abbiamo catturato soltanto uno, ma comunque abbiamo preso un po' di fantasmini, di quelli un po' più complessi. Va bene ragazzi, io per questo gameplay mi fermo qui, stiamo quasi a mezz'ora, direi che può bastare. Pian piano ricomincerò a registrare a piena potenza, voi nel frattempo aspettatemi, i video arriveranno. Intanto divertitevi con questo, se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciatemi tanti commenti. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, abbraccio a tutti.